Benvenuti nel mio canale di cucina. Oggi prepareremo una torta all'arancia, soffice, profumata, ma soprattutto buonissima. Passiamo alla preparazione. Prendiamo 3 uova e dividiamo i tuorli dagli albumi. Mettiamo il bianco dell'uovo in una ciotola, aggiungiamo un pizzico di sale e montiamo gli albumi a neve. Dopo aver montato gli albumi, li mettiamo in frigorifero. Dopodiché prendiamo un'altra ciotola e versiamo i tuorli. Aggiungiamo 120 g di zucchero e cominciamo a miscelare. Fino a che non si schiariscono e diventano spumanti. Ora aggiungiamo 120 g di burro ammorbidito o a temperatura ambiente o nel microonde, come siete più comodi. Mescoliamo il tutto fino ad ottenere una crema. Dopodiché aggiungiamo la scorza di un'arancia e poi setacciamo 300 g di farina e aggiungiamolo poco per volta assieme a del succo di 3 arance spremute. Continuiamo a miscelare aggiungendo sempre poco per volta la farina e il succo. Infine andiamo ad aggiungere una bustina di lievito per dolci assieme con un pochino di farina e, mi raccomando, sempre setacciandola con un polino. E misceliamo fino ad ottenere un composto cremoso, liscio e omogeneo. A questo punto prendiamo gli albumi montati a neve e li aggiungiamo. Mescoliamo dal basso verso l'alto con movimenti dolci. Ora andiamo a versare il nostro composto nella tortiera che abbiamo imburrato e infarinato precedentemente. Dopo aver livellato la nostra torta, la decoriamo con delle fette di arancia. A questo punto possiamo cuocerla. La inforniamo a forno caldo e la cuociamo in forno statico a 180 gradi per 35 minuti. Vi ringrazio per aver visto il video. Lasciatemi un commento se vi è piaciuta questa ricetta e condividete il video con i vostri amici. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale di cucina se non l'avete ancora fatto. Ciao ciao da Gian, vi aspetto al prossimo video.